Salve a tutti, sono Stefano Monegato, capogruppo del PDL a Bassano del Grappa, sono consigliere comunale da una dozzina d'anni e sono qui intervistato da Bassano Online per parlare un po' innanzitutto della nuova rotatoria in Piazzale Giardino e della salita di Prato Santa Caterina e un po' dei primi 2 anni di questa amministrazione. Per quanto riguarda il progetto della Santa Caterina, è un progetto che viene da lontano, deve essere datato 8-10 anni fa. Fu accantonato alla precedente amministrazione perché non condiviso dal comitato di quartiere, ambientalisti, Italia Nostra e anche all'interno della maggioranza c'erano parecchie discordanze. Quindi si decise di accantonare per il momento il progetto. Questa amministrazione ha pensato di riproporlo quasi senza ascoltare chiaramente le minoranze, ma ascoltando anche poco la città. Il quartiere sembra che abbia cambiato opinione, non so se sia perché ha cambiato bandiera politica l'amministrazione, e ha accettato il taglio degli alberi e il ripristino a doppio senso, come era una volta, di Prato Santa Caterina. Per quanto riguarda la rotatoria, è un progetto abbastanza contrastato e anche all'interno della maggioranza so che più di qualcuno non è d'accordo. Sarebbe stato molto più coerente da parte loro mettersi di traverso e non farlo passare invece che fare mea culpa tardivi. Non è di facile soluzione la viabilità a Bassano, lo vediamo anche con via Parolini, sicuramente è una cosa assolutamente non da fare l'esproprio del giardino della scuola, perché oltre a portare via quasi 600 metri di giardino alla scuola, e ci sono delle normative che non lo permettono, metterebbe in seria difficoltà anche i circa 2000 studenti che insistono nella zona. Sappiamo quanto sia pericoloso e quindi noi siamo contrari a questa soluzione. Ci sono altre soluzioni, la maggioranza non intende per il momento fare retromarcia o perlomeno l'assessore competente, anche se al loro interno anche su questo argomento sono alquanto divisi. Altro concetto da esprimere, perché secondo me il programma non è una cosa che va scritta e dopo accantonata. Il programma del sindaco di Bassano fino adesso è stato quasi del tutto disatteso. Prendiamo Viale Montegrappa, non è un'opera di questa amministrazione, sì, l'ha portata a termine, però è un'opera che feci mettere io nel programma a febbraio 2009, i soldi, il programma di massima di Viale Montegrappa, e questa amministrazione con colpevole ritardo di 1 anno e mezzo l'ha portato a termine. Il risultato è discreto, sicuramente. C'è un grosso errore sulle alberature perché è diventato un viale assolutamente anonimo e si poteva fare sicuramente qualcosa di meglio. E altro grossissimo errore imperdonabile, questo qua, non aver fatto la pista ciclabile. Si parla tanto di ecosostenibilità, ci si riempie la bocca, alla fine questa maggioranza abbiamo visto dove è andata a finire. Quindi Viale Montegrappa non è un'opera che si può ascrivere a questa amministrazione. Altra opera che non si può scrivere a questa amministrazione, certamente, perché votarono contro, compreso il sindaco, il PD, sono le piscine comunali, che per fortuna partirono con la precedente amministrazione, altrimenti non sarebbero state fatte da questa amministrazione. Terza opera di questa amministrazione, ripeto, non ascrivibile, anche se la stanno portando a termine con colpevolissimo ritardo, è il parcheggio al vecchio ospedale. Si sono trovati 1,5 milioni in saccoccia, accantonati a precedente amministrazione. Ricordo solo che l'assessore disse a ottobre 2010 verrà terminato il parcheggio. Siamo passati a marzo, da marzo è diventato aprile, adesso ha detto a giugno. Si sente già a voce che il parcheggio sarà pronto a settembre, quindi è 1 anno di ritardo sul precedente avviso. Perché questa è, secondo noi, l'amministrazione degli annunci e degli avvisi quasi sempre disattesi, come sulla sicurezza, i vigili, le multe e quant'altro. E ci sembra assolutamente una amministrazione forte con i deboli e debole con i forti.
La viabilità, ripeto, non è facile, di facile soluzione. Certo che la soluzione definitiva sarebbe la strada del piano Mar, che è stata bloccata da questa amministrazione, e quella si riuscirebbe sicuramente a portare un quid in più alla non facile soluzione della viabilità a Bassano, non spendendo grandi cifre, anche perché la strada, anzi, era a carico dei lottizzanti. Vedremo come andrà a finire, ma intanto spendere soldi, buttare via soldi, milioni di euro dei cittadini, senza un piano organico del traffico o della mobilità, come continuano ostinatamente a dire, ci sembra assolutamente assurdo. È per questo che noi per il momento vorremmo che ragionasse la maggioranza e rallentassero le opere in funzione di un piano di tutta la città, perché fare a spot, a tacconi, si diceva una volta, non porta a nessuna parte, anzi si potrebbero moltiplicare i problemi che già esistono a Bassano, probabilmente si potrebbero creare anche dei tappi che non porterebbero nessun giovamento, pur spendendo milioni di euro. E a questo è collegato anche la chiusura del centro storico. Noi non siamo contrari alla chiusura del centro storico, anche se abbiamo presentato un'interpellanza, una mozione che porteremo a maggioranza a votare contro la chiusura di Viale dei Martiri. Questo perché, sempre per tornare al discorso del piano, piano comunale del traffico, non si può pensare di chiudere l'unica arteria di ingresso a nord di Bassano, perché questo porterebbe al blocco completo dell'entrata. Tutti si riverserebbero verso sud, entrerebbero tutti da Via Verci, pensate cosa può succedere una cosa del genere. Quindi noi diciamo fermatevi, non fate altre sciocchezze e cercate di ragionare con le minoranze, se volete, noi abbiamo le nostre idee, e con tutta la città. Questa amministrazione si propose un nuovo cambiamento di immagine, di lavoro. Leggo solo il programma di questa amministrazione. Le decisioni del governo cittadino, pur assunte con rapidità e responsabilità, sulla rapidità abbiamo già visto che non ci siamo, non saranno così mai calate dall'alto, ma frutto di confronto permanente col tessuto sociale, culturale e produttivo del territorio. Io non so che consulto ci sia stato, che condivisione con il territorio, ci sembra assolutamente mancante. Si parla qualche volta di referendum, io sono assolutamente favorevole al referendum sui motivi fondanti, importanti della città, che può essere anche la chiusura del centro storico, la viabilità o altre cose significative. Non sulle sciocchezze, perché la gente vuole fatti concreti e non chiacchiere. Per tornare, per chiudere il cerchio, alla salita Santa Caterina, ho visto anche su Bassano Online un interessante progetto alternativo, e ci sono degli spunti sicuramente significativi e interessanti. Ho qualche dubbio sul discorso dell'esproprio di un noto bassanese, immobiliarista, faccendiere bassanese, e lì avrei qualche dubbio sull'esproprio del terreno. Certo che si potrebbe anche tentare questo, ma sicuramente l'amministrazione non ci ha minimamente pensato, perché è autoreferenziale e non gli interessa minimamente neanche i commenti o i suggerimenti di chi l'ha votata, e probabilmente oggi si è già pentito di averla votata.